Rassegna d'arte, perché il nostro sesto anno, abbiamo fatto 6 anni il giorno 12, quindi voi siete i primi artisti che inaugurate il nostro sesto anno di galleria d'arte a Cefalù. Speriamo che questa mostra abbia tanto successo. Sicuramente avrà tanto successo, che le opere sono veramente belle. All'esterno espone Teresa Coratella, all'interno invece il maestro Gianni Maraldi. Sono due tecniche diverse. Adesso io passo la parola sicuramente agli artisti, che io ho fatto una breve presentazione, però adesso devono essere loro a mostrarci. Io posso intervenire col fatto che considero anche questo un avvenimento importante per me, per aver portato il mare Adriatico in questo mare Mediterraneo. Quindi, siccome anche l'Adriatico è Mediterraneo, perché fa parte e tutti i mari si incontrano, e quindi è una cosa importante, perché porto la mia cultura dalla Romagna, ed essere qui in Sicilia, poi soprattutto a Cefalù, mi sono trovato poi che questa mia simbologia c'è entrata proprio doc, ecco, mi sembra di aver fatto una grande pescata, questo è quello che mi fa piacere. Quindi poi mi congratulo con questo locale, che ne parlerò molto in Romagna, che veramente questo, diciamo, spazio dedicato alla cultura, con la cultura loro, quello che è la presentazione dei vini e dei cibi, mi sembra che sia una cosa che oggi supera al di là della galleria, diciamo, della galleria. Grazie. E io invece ho voluto portare un po' di colori e di profumi da Roma, insieme ad Adriano, lui da Cesena, io da Roma, uno spazio, anch'io sono rimasta contenta di questa cittadina, Cefalù, mi è piaciuta molto, e quindi spero che la mostra abbia il buon successo, insomma, che ci speriamo, che ci auguriamo. Sicuramente. Dobbiamo ringraziare anche Michele Principato Trosso, che è il curatore di questa mostra, che è il nostro curatore, nonché un grande amico, però è questa sesta rassegna d'arte del 2011 ce l'ha curata Michele Principato, che peraltro non è soltanto un curatore, ma anche lui è un artista, ed è un bravo artista che promette sicuramente bene. E poco fa dicevo all'annunzio che ci sta riprendendo, che sicuramente fra qualche anno lo vedremo in alto. Ora io voglio ringraziare le due persone, cioè Angelo e Giuseppe, gli artisti, l'amico Maraldi e l'amico Teresa Coratella. Questa mostra, come vediamo, sembra in un mondo diverso, perché Maraldi rappresenta il suo colore, la sua vita, quel tipo di colore di arte.
l'Adriatica, viceversa con Perese, che è su colore per una luce particolare, che sembra Dorazio, ma non è Dorazio, che facciamo questo distinguo, lei sembra più lucente, mentre Dorazio era molto costruttivo, lei metteva una lucentezza e una particolarità tipica sua romana. Dobbiamo anche ringraziare un altro personaggio, curatore anche lui, il signor Salvatore Grimaldi. Sì, in pratica ringraziamo Michele e anche la Galleria Caffè Letterario che ci ospita per questa mostra che unisce tre regioni, la Romagna e il Lazio, l'Emilia Romagna e il Lazio e la Sicilia. E avremo anche altri progetti in futuro che coinvolgeranno la Sicilia sicuramente. Grazie.